ragazzi, per trovare qui sul canale di Granas siamo tornati oggi con una nuova challenge con Klaus, una challenge che già avevate visto e che però rivedrete un'altra volta perché vi è piaciuta molto. Indovina lo youtuber, abbiamo preso delle parti di youtuber dalle foto, piccole ritagliate, e la sfida sarà tra me e lui perché l'ha preparata lui, perché io non faccio mai un cazzo in realtà. L'ha preparata lui, quindi io e lui ci sfideremo, solo Pippe, sì. Prima di cominciare il video, volevo dire una cosa, tipo in questo momento, proprio adesso, allo stesso, proprio adesso, appena ti devi vedere, è uscito, appena mi vedete passate perché qua in descrizione c'è sta il link al suo canale, e nel suo canale lo cliccate qua. Non succederà mai. Nel suo canale comunque c'è la seconda parte, quindi, di questo video. Sarò io a scegliere le foto e loro a sfidarsi, quindi. Esatto. E quindi se vi va vi scrivete pure. Dopo questo possiamo cominciare. No, è semplice se capite qual è il motivo. Quanto l'hai zoomata? No, non è più tanto. A parte che cioè, perché sì, a me sembrano tipo due preservativi pieni di roba. Ah, cioè, perché no, non è strisce de cocco. Dovete capire, non è Non è una faccia umana, capite? È un avatar. E non potevi mettere la faccia umana, furbo? Forse non posso mettere la faccia umana. Chi è? Perché non puoi mettere la faccia umana? Zitto! C'è un motivo. Guarda là. Ah, cavo bastone. Preso. Questa è la lingua del serpente. Perché il serpente ha la lingua, chiaramente, vabbè. Perché c'è la lingua. Però c'ha la biforcuta. Ok, figo di merda, bene. Allora, il prossimo è lui. Aspetta. Non è un caso, come ho detto. Shy. È lui. Dario Moscia. No, è un blogger. Italiano? Di Biagio. Daniel doesn't matter. No. Di Biagio. Ma non è un blogger, doesn't matter. Cazzo, no, ne so con di blogger. Ma anche Radio quindi. Di Cardi. No, blogger sono quella che fanno critica, capito? Ah, Jelly Mello. Bravo. Jelly Mello. Oh. 1-1. Adesso un dettaglio. Allora, questo qua lo conosciamo bene. Tutti qua, cioè conosciamo bene. Comunque è del nostro reparto, diciamo, no? Però questo dettaglio è difficilissimo. Ron, ma si deve vedere così o così? No, così. Si vede così. Sono capelli, penso, no? Sì. Oppure il pizzetto. Ah, ma ha fatto l'occhiolino. No, così potrebbe essere io Dobby, volendo. Così no, perché ti ha detto che sono capelli. Joker! Dexter. Ciccio Gamer, Dexter, ok. L'abbiamo messo l'altra volta, Dexter, c'è un coglione. Ma vabbè, sti cazzi. Il vostro caro Dexter, un salutone, anche se probabilmente non vedrà questo video. Però un salutone! Allora, siamo sul 2-1, attenzione, la sfida si fa fitta, eh. Questo è difficilissimo, non vedo nessun indizio. Sono io. Sì. Ma hai buttato a cazzo? No, sei l'occhio mio. C'è pure il titolo nella foto, dalla mia pagina. Il tipo degli Q2S, non puoi dirlo perché l'ho detto io, dammi la chance, non è quello. Quindi io Tobi? No, Croa. Parliamo di videogiochi. Italiano? Sì. Molto probabilmente sarà. Diciamo che può essere anche Jumpy Rack. No, può essere. Ma perché? Cioè, morri. Tutta gente senza barba. No, sto a pensare al filtro. Diciamo che può anche essere chiamato con una sigla. Prossimo indizio. Sì. Ha una ragazza, no, è. Davvero? Però è una ragazza che è abbastanza famosa, anche lei su YouTube. Zoda! No, è toppato. Ma che cazzo? Aspetta, la ragazza si chiama. Ehi! Quella con i capelli blu. Oddio! Non mi viene il nome. Ragazza è Gnuba. Non mi viene il nome. Marcus Cron. Olè, 3-1. Vabbè, io non guardo. No, 3-2, caro. Sì. Impara, è vero. Perché indoviamo se sei indovinato Klaus. L'ha detto a caso. Impara a contare. Poi lo contiamo davvero quello. Ovviamente sì. Ma questo è più facile. Vabbè, da un po' di indizi c'è un orecchio, cazzo. È cinese. C'ha il buco più. No. No. È il Cina. E l'ho detto! Non è il Cina! Fa una cosa che fa solo lui su YouTube Italia. Shy. No. Ti provo, no, raga, voi siete a palla. È l'unico che fa quella tipologia di video. Che direzione? L'arbitro parla 4-2. Strano, non so amici loro. Perché insieme amici e te? Però lui la vita è bella. Perché basta. Allora, questo qua potrebbe essere che appena lo vedete capite come potreste dire, ma che cazzo hai messo? Brutus Show.
Confermo. Confermo. Questo Matteo non lo può indovinare perché non lo conosce, secondo me. Io lo conosco. Aspetta, io che lo sì, quindi è strafatto. Quindi è Zona. E... sei te perché ormai con il Roma amici tua. No, non è lui. Ma perché mi togli gli occhi? Se mai mi devi vedere gli occhi. Willyrex. Questo è stato un genio, era appunto per la genialità. 6 a 5. Oddio, buono. A parte che non stiamo 6 a 5, che cazzo dici? Questo è uno youtuber italiano. Sì. Famo il gioco degli occhi chiusi un po'. Abbiamo detto che non è sinergo. Vabbè, dai, inizio su. Allora, diciamo che inizia con la T. Il nome del canale. The Face Game. No. The Black Game. Mo non mi spara a cazzo. Ma che cazzo ne so, gatti? Di tutti i meno. Tranne che il meno ovvio. Più ovvio. Che il più ovvio. Cioè il meno ovvio, per quello che è difficile. Ma è confuso comunque, cioè. No, no, The Frozen. Ci stavi quasi. No, no. Non cioè, è possibile che non lo dicono. Non è possibile. Cioè, non è possibile, regà. Laila. The Show, cazzo. E quale? The Show, Alessio. Alessandro. Ho detto prima io. Cioè, tu stai di tutti tranne The Show. Ma com'è possibile? Comunque, ragazzi, questa sfida è finita. L'ha vinta lui. Adesso ci sfideremo io e Xenic sul suo canale. Quindi passate adesso, appena finito di vedere questo video, lasciate like e arriviamo a 5000 per vedere un altro episodio di questa serie su questo canale. Mentre adesso ci hanno pagato, Coca-Cola. Coca-Cola un euro dal McDonald's. Vabbè, comunque adesso cliccate qua sotto e andate a vedere la seconda parte sul canale suo. Bella. Ciao. Yeah.